Ciao amici, ciao amiche e bentornate sul mio canale. Vi ho tenuto all'asciutto senza video qualche giorno perché ho avuto un pochettino da fare. Mio figlio si è iscritto alla scuola calcio di Miccoli, del calciatore, che è qui vicino. Io sono di Lecce, quindi a San Donato c'è la scuola calcio di Fabrizio Miccoli, quindi lui ha deciso di iscriversi lì. Sono stata un attimino alle prese con gli allenamenti, con l'abbigliamento sportivo, soprattutto le scarpe col tacchetto che devono essere in un certo modo, e quindi sono stata un po' dietro al mio dolce ragazzino. Come vi avevo promesso, oggi una puntata molto molto interessante perché mettiamo a confronto due profumi. Uno è un profumo classico, storico, che è tuttora molto molto venduto ed è il mio genere. Quindi non può mancare nella mia collezione di profumi che, ribadisco, devono essere forti e non stucchevoli, ma si devono sentire e devono essere speziati, perché il mio genere è questo che vi faccio vedere adesso: Opium, i profumi che hanno molto patchouli, che hanno l'incenso, quelli sono i miei profumi. Non dite che sono profumi da vecchia, io li definirei piuttosto nostalgici, un po' vintage. Perché i profumi attuali che hanno delle note olfattive abbastanza comuni, abbastanza scontate, non mi piacciono. Un profumo mi deve trasmettere qualcosa. Allora, ho trovato due profumi che paragonati insieme si assomigliano tantissimo. Uno è questo, che è Aromatic Elixir, che è il profumo storico di Clinique, intramontabile. C'è chi dice che questo profumo sia cambiato nel corso del tempo. Vi dico la verità, questo non lo usava né mia mamma né mia nonna. Io me ne sono innamorata della versione attuale, quella che si trova ora in profumeria, quindi non posso farvi un paragone tra questo e quello di 30 anni fa. Però a me piace tanto perché sento veramente un qualcosa di diverso che negli altri profumi, anche vintage, io non trovo. E poi vi faccio il paragone, quindi questo che è da profumeria, il classico profumone, che ha anche un certo costo. Questo, per esempio, è un parfum spray. Quindi non è nemmeno un eau de parfum, è proprio un parfum. Quindi immaginate quanto sia concentrato. Ed è credo un 45 ml. Qua io ho buttato come sempre le scatole che sono deficiente. Sì, dovrebbe essere questo un 50 ml e costa intorno ai 60 euro. Però trovate soprattutto nel periodo natalizio, io non me lo faccio scappare, per lo stesso prezzo trovate delle belle confezioni dove all'interno c'è il profumo con il latte corpo e il bagnoschiuma. Io vi posso garantire che mettere un latte corpo di questo profumo vi impregnerà praticamente i vestiti. E, a me piace tantissimo, io vedete lo uso, però non ne abuso perché comunque ha anche un certo costo. E poi sto ripiegando, quindi l'uso di questo profumo che costa un pochettino, a questo qui che è il Jenny Noir. Il tappo io l'ho perso, ma è nero, quindi abbiamo un tappo nero ed è il classico Jenny. Questo qui è il Jenny Noir. Adesso io mi sono presa la briga di... Intanto me lo metto perché mi piace. Sono uguali. Allora, intanto io mi sono presa la briga su Fragrantica di confrontare le note olfattive di Jenny Noir, quindi questo, e gli Aromatic Elixir. E vi farò vedere che la piramide olfattiva è praticamente molto simile. Chiaramente non possono essere uguali, se no sarebbero un dupe. E visto che Jenny non è un marchio che produce i dupe, quindi non è un marchio che fa profumi ispirati a, come potrebbe esserlo per esempio Iodema, quelli che mi vengono in mente, che fa ottime imitazioni, questa non è un'imitazione di questo, sono praticamente molto molto simili. Andate a confrontarli, perché io quando non metto questo, perché ha un bel costo, uso questo qui che ha la stessa persistenza, ma poi ne parliamo di questo, però lo pago 9,90 euro d'acqua e sapone. E invece vado a comprare un 100 ml. E non so come fare per farvi vedere,
la bottiglia è trasparente, in effetti, forse così riuscite a vedere. C'è la G qua stilizzata di Jenny e poi c'è scritto Jenny. Ci sono varie versioni di questo. E quello che io vi consiglio, se vi piace il profumo forte, è questo qui nero, quindi Jenny Noir. Se avete dubbi su come possa essere la confezione, prima di andare ad Acquestapone a comprarlo, vedete, digitate Jenny Noir e vi esce la fotografia. Aromatic Elixir credo che non ce ne sia bisogno, è un po' più conosciuto. Comunque, se volete acquistarli, io non ho qui gli scatoli perché li butto, però ho anche la consapevolezza che i profumi devono stare all'ombra e quindi li tengo in un armadietto dedicato solo ai profumi. Allora, prima di commentarveli su ciò che io sento sulla pelle, vi faccio vedere, mi sono scritto per bene tutto l'ambaradan delle piramidi olfattive per farvi capire che sono profumi molto simili anche se non sono dei dupe, perché ripeto, Jenny è un marchio a sé di profumi e credo che sia stata anche una coincidenza che si siano poi creati uguali. Tenete conto che questo è nato 10 anni prima di Jenny Nero. Comunque, iniziamo. Allora, iniziamo con Aromatic Elixir, quindi questo, ok? Quindi questo qui. Allora, fa parte del gruppo Cipré Orientale. Nasce nel 1971 con il naso di Bernard Chant, è un caldo legnoso speziato, quindi siamo sul genere, per capirci, di opium, siamo sul genere del numero 5, siamo su quei profumi che comunque sono profumi importanti a livello olfattivo, sono profumi che non svaniscono, sono profumi che vi durano ore, soprattutto per il fatto che sono parfum, uno dei parfum, il Jenny. L'altro è proprio un parfum, quindi ancora più concentrato. E le note olfattive lo rendono ancora più, per come piace a me, quindi ancora più bello corposo. Quindi note di testa, sto parlando sempre di Aromatic Elixir, sono camomilla, che però io non percepisco, aldeidi, salvia, coriandolo, legno di rosa, verbenia, geranio e bergamotto. Come io vi dico sempre, io non vado molto dietro la piramide olfattiva perché comunque, vedete, io sento il connubio, sento lo spruzzo del profumo e sento le note principali. Io francamente ve le leggo perché qualcuno di voi le vuole sapere, però per dire in uno spruzzo, in un primo spruzzo di Aromatic Elixir. Io per dire la camomilla non la sento. E sento forse poco poco il geranio e il bergamotto, ma se io vi dovessi dire nel primo spruzzo che sono le note di testa, sento la camomilla, gli aldeidi, no. Inizio però a sentire le note di cuore, che sono il garofano, la rosa, l'ylang-ylang, iris, il gelsomino e il fiore d'arancio. Il gelsomino lo sento poco, sento abbastanza il garofano e l'ylang-ylang. Però ragazze, guardate, il connubio di questi fiori è veramente, se vi piace il genere o se ce l'avete a casa mi potete capire, è veramente un profumo bellissimo. È un profumo raffinato, non è un profumo invadente, non è stucchevole, però si sente, è un profumo che dà la sua, ha un suo perché. Le note finali sono invece quelle che si sentono, io percepisco di più, per fortuna perché sono i miei ingredienti preferiti, c'è il muschio di quercia, il patchouli, l'incenso, il vetiver, il sandalo e il muschio. Allora, io il vetiver non lo percepisco perché sarebbe comunque una nota fresca, a me i profumi freschi non piacciono, credo che ce ne sia giusto un pochettino qui dentro che però il mio naso non riesce a cogliere. Quello che sento molto è il patchouli, che io adoro, l'incenso e il muschio di quercia. Quindi questo profumo, ecco, stiamo già andando verso le note di cuore. Un pochettino si sente forse poco, io percepisco il fiore d'arancio,
Però ragazze, quello che è questo profumo è il connubio di tutti questi ingredienti. Le note finali sono quelle che a me piacciono di più, però paradossalmente, torno a ripetere, per quello che il mio naso percepisce, io vado ad arrivare semplicemente direttamente alle note finali ed è quello che mi piace di più perché comunque sono quelle che io adoro di questo profumo. Mi piace l'intensità, mi piace il fatto che abbia un carattere. Mi piace il fatto che non sia il classico profumo, non me ne vogliono gli altri marchi, però io ho sentito dei profumi recenti, anche di note case cosmetiche importanti, che francamente io li spruzzo, mi sembrano tutti uguali. Questo è un profumo che esce fuori dalla massa, sarà perché è un vintage, sarà perché tanto tempo fa il genere era quello di un profumo abbastanza importante, abbastanza forte. Forte, ragazze, però vi dico una cosa: non significa che deve essere invasivo. Io non voglio il profumo invadente che chi mi sta accanto deve dire: mamma mia, mo mi viene la tosse. Mi piace il profumo che comunque mi torni uno, se io ce l'ho sul collo, mi piace che le note di fondo mi ritornino ogni tanto. E mentre cammino, mentre mi sposto dentro casa, mi ritornino perché il profumo, i profumi di adesso io li trovo un pochettino scontati, un pochettino dozzinali. Ci sono delle fragranze, torno a ripetere, anche molto quotate, molto costose di marchi anche importanti che a me non mi trasmettono nulla. Sono dei bouquet di fiori, profumi veloci da tutti i giorni. Però sono profumi che hanno anche un costo. Se io devo spendere 50-100 euro per un profumo dal sentore comunissimo che sento in giro, praticamente ovunque, potrebbe essere confuso tranquillamente con un profumo di 30 euro, sinceramente non lo compro. Voglio un profumo che mi distingua. Aromatic Elixir lo è. Lo è decisamente. Adesso inizio a sentire il Lang Lang che è anche una nota rilassante, che credetemi, sposata alla nota di Patchouli, che anche esso è rilassante, ma è qualcosa che si sente molto, a me piace. Vi dico una chicca: Madonna, quando fece il suo primo disco, Like a Prayer, mi sembra che si chiamava, era proprio una ragazza lei pretese che il disco fosse profumato di patchouli. Il patchouli è uno dei profumi preferiti di Madonna, anche se poi so che anni fa ha lanciato un suo profumo che credo sia stato un mezzo flop perché in profumeria non lo vedo più. Lei volle che questo disco, che era proprio un disco all'epoca, c'erano non ancora, mi sembra, ci dicono proprio i dischi 45 giri, la copertina profumasse di patchouli. Quindi anche qualcosa di ricercato. Io vorrei trovare, può darsi che lo faccia io con gli oli essenziali, vorrei trovare l'olio di patchouli puro perché sto imparando e poi vi farò anche un video su quello, a crearmi da sola le creme profumate con la fragranza che dico io, con l'intensità che dico io, perché quando vado a comprare un olio profumato per il corpo e vi ho fatto una puntata, quella precedente a questa, io le chiamo puntate video, non mi hanno dato soddisfazione e quindi vi spiegherò come fare da voi una crema, un olio profumato, un bagnoschiuma con la fragranza che piace a voi spendendo pochissimo. Andiamo avanti. Quindi di Aromatic Elixir vi ho detto tutto. Vi ho detto quindi che è un profumo che nasce nel 1971, io non ero nemmeno nata, quindi è un profumo che stiamo parlando di tantissimi anni fa, oltre 40 anni fa. Allora adesso andiamo a confrontare Aromatic Elixir con il Jenny Noir, che è questo. Già per darvi un'idea di quanto si assomiglino, vi dico che questo è nato esattamente 10 anni dopo, nel 1900. 81, questo qui, quindi 10 anni dopo. È un ciprè orientale, quindi sono ciprè tutti e due orientali. È un ciprè orientale pure questo, quindi il genere è uguale. Testa, cardamomo e petit grain. Io giro e trovo testa coriandolo, legno di rosa e geranio. In effetti, come note di testa,
non si assomigliano molto, però nel complesso, vi torno a ripetere, nello spruzzo che io direttamente odoro, io li trovo molto molto simili, simili. Ovviamente ugualissimi non possono essere, no, sarebbero delle fotocopie, non lo sono. Poi, note di cuore, abbiamo rosa, osmanto, iris, gelsomino e Yang Lang. Giro e trovo che le note di cuore sono rosa, Yang Lang, iris, gelsomino e in più in aromatic elixir troviamo solamente il garofano e i fiori d'arancio, per il resto le note di cuore sono uguali, sono quelle, ci sono solo due differenze. Andiamo alle note finali, quindi le note di coda, quelle che lasciano la scia, che si sentono di più nelle ore. E in Jenny Nero io trovo muschio di quercia, patchouli, muschio bianco, e labrano e ambra grigia. Invece in Aromatic Elisir, muschio di quercia, patchouli, incenso, vetiver, sandalo e muschio. Come vedete, si assomigliano tantissimo. Allora, andiamo a confrontare, a mettere questo. Allora, qui come profumo, che tenete conto già sopra da 10 minuti, quello che mi sta primeggiando un attimino in più è il patchouli. Questo si sente proprio attaccato. Ed è il mio preferito. L'incenso, purtroppo, se ne mettevano un altro pochettino era meglio, perché lo adoro. Ma quello che mi resta proprio incollato sulla pelle, nel vero senso della parola, è il patchouli. Allora, se io faccio così. Allora, ragazze, credetemi, tranne per qualche minima sfumatura, se io vado da una persona che non ha usato mai né questo e gli faccio odorare i polsi, io credo che non ne distingua la differenza. Ragazze, io li sento uguali. Si aprono esattamente allo stesso modo. Quello che io percepisco più rispetto a questo in Jenny è forse l'iris. Qui ce n'è poco poco di più, che mi dà quella sensazione ancora più femminile. Però non sono né uno né l'altro due profumi dolci, quindi non c'è proprio niente di dolce, non c'è un fiore dolce, non c'è una vaniglia, non c'è nulla di dolce. C'è soltanto un profumo, sono entrambi profumi molto molto speziati che vi rimangono tutti e due allo stesso modo addosso per ore. Ecco, io qui inizio proprio a sentire, lo sento sempre più uguale a questo. Per me, più passa il tempo, più io li sento uguali. Qui si sta verificando, quindi in Jenny si sta verificando ancora prima il patchouli e la quercia. Allora, ragazze, se voi avete la pazienza o se ce li avete a casa di andare in profumeria a confrontarli, tanto se andate ad acqua e sapone trovate sia uno che l'altro. Jenny, il tester di Jenny si trova un po' più facilmente. Aromatic Elixir dovrebbe anche esserci. E tenete conto che io, come vi ho già detto, io non ho la versione precedente, perché sembra che questo, chi lo usava, insomma, 30 anni fa, dice che non è più lo stesso. Io non lo so, perché 30 anni fa non lo usava nessuna donna della mia famiglia. Quindi, se è vero che ha avuto questo cambiamento, io vi sto facendo la recensione di questo, che è stato acquistato un paio di anni fa. A me piace tantissimo, non è un profumo da vecchia, non è un profumo che sa di vecchiume, non è un profumo che sa di armadio aperto di naftalina. Per me è un profumo raffinato, femminile e soprattutto vi dico una cosa, sapete che io ho la fissa per i profumi che devono durare ore. Sia questo che questo non hanno nessuna differenza di durata. Sembrerà sciocco, sembrerà banale, sembrerà che io sia una bugiarda. Però io vi garantisco che tutti e due, come durata, forse si differenziano per un'oretta. Questo dura forse un'oretta in più di questo.
però non di più, non ci sono delle grandi differenze qualitative. Gli ingredienti, ve li ho letti, sono pressoché quelli, e la durata, ragazze, è eccezionale. Io di questo vi dico anche una cosa che faccio. Visto che io amo il patchouli, che tra l'altro è anche molto rilassante, e amo anche la camomilla e il lang lang, io quando faccio il cambio delle lenzuola, quindi stendo il primo lenzuolo prima poi di coprirlo con l'altro lenzuolo e con i cuscini, io spruzzo questo sulle lenzuola, chiudo subito il letto e le lenzuola si impregnano di questo profumo. La sera quando andate a letto, ovviamente io non metto questo perché costa molto di più del Jenny, altrimenti lo metterei. La sera quando andate ad aprire il letto e vi infilate dentro, voi sentite un fantastico, rilassantissimo profumo di patchouli. Vi ho dato anche una chicca. Altra chicca che vi voglio dare, se vi piace sentire l'ammorbidente, il profumo forte dell'ammorbidente sui vestiti, io ho fatto un esperimento. Allora, qualsiasi ammorbidente io abbia usato da quando sono sposata e mi avvicino ai 4 anni di matrimonio, non mi ha dato mai più di tanto soddisfazione, perché vi spiego il motivo. Tranne il Mon Amour, che è quello con il cuore blu che fa la Paglieri, quello si sente molto quel profumo ed ha anche una buona morbidezza, che è quello che si sente di più. Tutti gli altri ammorbidenti che io abbia usato, da quelli più costosi, blasonati, strapubblicizzati, non ce n'è stato uno che mi abbia dato un profumo di bucato più di un paio d'ore. Cioè, quando già li piegavo, li stavo per mettere nell'armadio, il profumo dell'ammorbidente non c'era più. Cosa ho fatto? Visto che io amo la lavanda, stendere il profumo di lavanda, e ho comprato anche degli ammorbidenti al patchouli e alla lavanda perché sono dei sentori che io adoro, ho comprato a Ticotà, però credo che lo vendano un po' dappertutto, l'ho pagato 6,90 euro. Sono praticamente delle boccettine così di oli essenziali. Non vi confondete, perché c'è scritto olio essenziale puro. C'è un altro scaffale a fianco dove sempre Fragrantica fa olio essenziale per diffusori. Non dovete comprare quello, dovete comprare olio essenziale puro. Poi vi spiegherò come si fanno questi prodotti con questi oli essenziali che io ho realizzato e finalmente ho creato delle cose per come io le volevo, dopo aver acquistato miliardi di creme per il corpo, oli per il corpo. Vedete un attimino il video che ho fatto l'altro giorno, dove vi faccio una carrellata di prodotti che a me non sono piaciuti. Tra questi c'era anche un olio che avevo comprato da Bottega Verde, che come fragranza mi aveva proprio deluso. Che ho fatto? Ho comprato praticamente l'olio essenziale alla lavanda per fare una prova. A parte che ci ho realizzato degli oli fantastici, che poi vi spiegherò come si fanno nel prossimo video. Che ho fatto? Questa volta non ho messo l'ammorbidente nel bucato, ho preso la pompettina degli oli essenziali, l'ho riempita a metà e l'ho messa senza ammorbidente nella vaschetta dell'ammorbidente. L'olio di per sé ammorbidisce. Avevo paura, una paura stupida, perché poi mi sono documentata, avevo paura che mi macchiasse i vestiti. In realtà è un olio che non mi ha dato nessunissima macchia su nessun vestito, neanche sui capi più delicati. Io li ho guardati contro luce per vedere se l'olio mi avesse macchiato i vestiti e vi garantisco che non ve li macchia. E quando io ho tirato fuori con 5-6 gocce di questo olio essenziale di lavanda senza aver messo ammorbidente, li ho tirati fuori dalla lavatrice e li ho stesi. Scusate, ma qui sotto casa mia sentite questa musica? Qui passa un tamarro certe volte che ha uno stereo così. Ecco, passa sto ragazzo che a casa la madre non glielo fa sentire e si mette giusto sotto casa mia e mette le canzoni che vuole lui. Io me lo devo sorbire. Comunque, aperta e chiusa parentesi, ho preso queste goccine, ne ho messe 4-5 nella vaschetta dell'ammorbidente, non mi ha macchiato i vestiti.
E la mia gioia è stata che quando ho tirato fuori i capi, ho visto che non erano macchiati, erano morbidi, morbidi, morbidi. E quando li ho stesi, ragazzi, profumava tutto il condominio di lavanda. Io avevo usato i profumi per il bucato alla lavanda, l'ammorbidente alla lavanda, il detersivo alla lavanda, li avevo anche uniti tutti quanti perché volevo questo risultato e questo risultato non mi è stato dato nemmeno dalla combinazione detersivo alla lavanda e ammorbidente alla lavanda, profumo per il bucato alla lavanda che costa anche tanto. Questo risultato non me l'ha dato. È bastato mettere 3 goccine, 4 di questi oli essenziali alla lavanda. Io ho scelto lavanda, però ce ne sono tanti, c'è alpino, c'è al patchouli, se andate ce ne sono di tanti tipi. Li mettete nella lavatrice, escono morbidi, morbidi, morbidi e ultra profumati. Quando li raccogliete, il profumo si sente anche se li mettete nell'armadio, è un profumo che rimane. Quindi vi ho dato anche un'altra dritta per quanto riguarda il bucato. Io credo che oggi, perché ho comprato questo Mandy, scusate, c'è anche il cane, perché figurati se potevo essere fortunata a fare un video senza una volta che mi squilla il telefono e il cane abbaia, mi suonano alla porta, cos'altro succederà oggi? È passato quello con lo stereo. Se riesco a finire la frase. Allora, avendo fatto una prova acquistando questi oli essenziali, Mandy, che vi ripeto, ho pagato o 4,95 euro, 6,95 euro, non mi ricordo. È una boccettina così, se non mi sbaglio, dovrebbe essere un 10 ml, ma ragazze, ne basta una goccia perché vi profuma la casa. Potete anche prendere un sacchettino. E anche fatto da voi, un po' di stoffa messa cucita intorno a un batuffolo di cotone idrofilo. Mettete una goccina di questo olio essenziale, mettetelo nell'armadio. Quando aprite, vi profuma l'armadio di lavanda. Ci sono vari gusti che potete usare. Io stavo cercando, per esempio, quella alla camomilla e lì non l'ho trovato, quindi lo devo ordinare su internet oppure devo andare in erboristeria. Si chiama Fragrantica, fanno due versioni, non vi sbagliate, c'è quella che sono gocce da mettere nel profumatore dell'ambiente, non lo dovete comprare, e poi ci sono le gocce che c'è scritto lavanda olio essenziale. Se avete dei dubbi, chiamatela con me e spiegate per quale motivo vi servono. Dite che vi servono per fare un burro per il corpo, per fare un olio per il corpo, che poi vi spiegherò come si fa anche quello. E non vi confondete, tanto non vi potete sbagliare. O è quello per profumare la casa, quindi per i diffusori, o è quello olio essenziale puro. Olio essenziale puro, sono dei vasettini così. Credo che lo vendano anche ad acquasapone, su internet ci sono. E comunque di questi oli essenziali ne parliamo a lungo perché io ho fatto delle belle scoperte. Vi avevo anche promesso nei prossimi video che farò un lungo video su The Ordinary, che è un marchio che a me faceva un po' paura perché vedevo tutte queste formule chimiche, queste cose, non sapevo a cosa servissero. E quindi vi farò una bella puntata, le mie sono puntate, non sono video, anche su The Ordinary, vi faccio vedere quello che ho comprato e come lo uso. Come vedete io non ho più quasi, oppure si sono ridotte le occhiaie al minimo, tenete conto che io sto registrando con un cellulare, quindi non ho filtri, non ho nulla, ecco, io mi avvicino sempre di più. Così vedete che le mie occhiaie stanno quasi scomparendo. Vi farò vedere quel prodotto che sto usando, vi farò vedere un buon detergente e vi spiegherò perché si chiamano così, ma io non vi dico più niente perché vi devo incuriosire. Quindi, se chiudendo qui, perché oggi la mia recensione era su questi due profumi che per me sono praticamente molto 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 simili, se non no, identici non possono essere, se no sarebbero dei cloni, però anche confrontando le note olfattive vi siete rese conto che non vi dico bugie. Rimane la stessa nota finale su entrambi i polsi. Provate a spruzzarlo anche un po' sul letto
prima di farvi una bella dormita, se amate farlo, vi piace. Dicono anche che, una piccola cosa, dicono anche che il patchouli insieme alla rosa siano delle fragranze che spruzzate sul letto, insomma, diano anche una certa carica. Questo ancora non ve lo so dire perché mio marito è così stanco che spesso si addormenta prima ancora di coricarsi, dorme già a tavola quando finiamo di cenare, quindi ancora questo non ve lo so dire, anche perché è un trucchetto che ho sperimentato da poco. Piano piano vi saprò dire in avanti se queste cose sono vere anche da quel punto di vista, che rimanga tra di noi, tra donne. Allora, amiche mie, io vi sono arrivata quasi a 200 iscritti, intanto vi voglio ringraziare. Oggi precisamente sono 199. Intanto vi voglio ringraziare perché vuol dire che il canale vi piace, vi piacciono i contenuti. E qualcuna mi lascia anche dei commenti e io vi mando un bacio e vi saluto. Vorrei salutare un'amichetta di mio figlio che si chiama Isabella, che mi manda sempre i saluti e mi dice sempre: Francesca, per favore, mi fai una puntata per me? Allora gli mando un bacione. E poi saluto anche la nipotina, non so se Caterina starà guardando il mio video, di una mia collega youtuber, una signora di Bergamo. Si chiama Caterina, ciao Caterina, che ha una nipote bellissima che si chiama Alice. Quindi io mando un grosso bacio sia ad Alice, che è questa bellissima bambina, sia a Isabella, che è altrettanto bella. A voi tutti, invece, io vi mando un grosso, grosso, grosso bacio e un abbraccio. E ricordatevi il mio motto, ricordatevi di essere felici. Si vive una volta sola, sfruttate con un sorriso la vita, ogni attimo che passa, e cercate di fare sempre del bene a tutti. Vi mando un bacio. Ciao dalla vostra Francesca.